questa parte. Quindi facciamo la salute 2 generale, salute generale 2. Travi dorate e colonne di giada. Centrare una foglia di salice da 100 passi, quindi c'è una torsione. Flettere il corpo e arrampiarsi sui piedi. Il fanciullo prega il Buddha, spronare il cavallo e la brezza, che non faremo, come vi ho detto, e faremo alla fine invece della brezza, perché è complesso come esercizio. Facciamo, prendiamo la fine del primo esercizio, della prima forma, quindi il saggio si liscia la barba, che tanto più o meno finisce uguale. Poi adesso caccerò il mio cane da dietro e andiamo a iniziare. E buon allenamento a tutti. Quindi andiamo a iniziare. Vai a tutti. Quindi di nuovo buongiorno e bentrovati. Come sempre allarghiamo il passo, mani sui fianchi, rilassare il petto e le spalle e distendere bene la testa, il vertice della testa. Iniziamo a girare la testa, inspirando, espiro, rilasso il petto, inspiro, espiro, riguardo le scarpe allungando la nuca, inspiro, espiro. E poi allungo la gola, sollevando il capo. E lo ripetiamo, Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Inspirare ogni volta, ruotiamo di più, mi raccomando, spalle ferme, premere leggermente le mani sui fianchi. E poi rilassare durante la torsione, premo leggermente. Espiro. Inspiro. Espiro. Inspiro. Ruotare la testa verso destra, il mento descrive un ampio cerchio. Ora oggi c'è questo ramo che ha deciso di ciondolare, perché continuate, io sposto il tuo tronco da qua. Andiamo in e dall'altra parte lentamente. Quindi rilassare le braccia, portiamo le mani alle spalle, ruotare i gomiti, quindi ruotare le spalle e piegare leggermente le mani. Inspirare. Ruotare bene le spalle, espirare. Inspira. Inspira.
Rilassate bene le spalle, affondate bene i gomiti, la fase di respirazione. Sì. Si stende mezzo per il corpo. E cambio nell'altra direzione. Inspiro. 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 Espiro. Inspiro. Il vento muove il fiore di loco, le mani scendono lentamente, con calma, verso i fianchi. E cominciamo a ruotare lentamente, muoviamo sotto ragno e cecchino sulla testa. Con calma, con intenzione, mi sedete, concentrate su quello che fate. Nell'altra direzione, sempre con calma, inspira. Yes. Mascherine e lo sperma. La gru immortale si massaggia le ginocchia, avviciniamo i piedi. Mani appoggiate al busto letto, mi raccomando, testa dritta, sì, cioè piano piano, aumentando gradualmente la profondità del getto. Mi distendo bene, inspirando. Espirando. Inspiro, scendo sempre più piano piano, facciamo lavorare le ginocchia, le ali. Espiro, estendo, rilasso il petto. Inspiro. Espiro. Inspira. Ruotare le ginocchia. Mi sollevo. E lentamente. Sempre massima flessione delle gambe. Ricordiamoci, i piedi rimangono attaccati a terra, aderenti al suolo. Due giri. C'è la flessione e la distensione. Nella direzione. Separare le ginocchia. Unire. Sempre flettendo al massimo le caviglie. Mi raccomando. Il movimento non deve essere troppo ampio.
E adesso andiamo a premere, con le mani premere sulle gambe e a drizzare la schiena, mi raccomando, quindi rilassare il petto e le spalle, eliminare il dorso plesso, concentrarsi nella zona tra le scapole. Tenere la posizione, tenere. Tenere forte, rilassando, scendiamo il più possibile. Inspirando, torno prima con la testa, sollevo il capo, sollevo il busto, le mani percorrono le gambe e andiamo ai nostri draghi. Uno, apro bene, palmo in alto, ruoto le dita, quindi ruoto i polsi, piego leggermente e mi distendo, allungandosi bene, spalle aperte, petto disteso e scendiamo lentamente. Inspira. Sempre concentrati sulle flessioni, quindi piego le ginocchia, piego i gomiti. Inspiro, espiro, facciamo scendere un calmo, dritto il corpo, nell'inspirare espando bene il torace, espirando, vuoto, inspirando, di nuovo espando. Puoi torace. Chiudere per cortesia il microfono? Grazie. Espiro. Inspiro. Ricordate che apro. Espiro. Ginocchia e gomiti insieme. Non ho visto il lavoro che avete fatto. Inspiro. Espiro, lascio scendere, ricordatevi il torace prima di rilassarsi. Inspiro. Espiro. La fanciulla flette il corpo. Sì, davvero, l'ho pensato la stagione. Cominciamo a spiegare. Non vorrei che poi magari ruotare. Voglio vedere ora pensa. Sì, perché le brutte vederlo così. Sembra Giorgio, quindi bisogna risolvere un problema. E vale. Allora, guarda. Ah, è brutta, guarda. Allora, rischiamo bene la gamba, controllo sempre l'equilibrio prima di tutto, quindi piego allargando, non troppo, invece concentrarsi sulla rotazione delle braccia e sulla flessione del buco. Piego e richiamo, leggero, espiro e distendo il corpo, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Inspirare, espirare, inspirare. E andiamo a chiudere il riscaldamento.
E distendiamoci con calma. Beh, adesso andiamo a iniziare l'esercizio, quindi abbiamo detto che faremo l'esercizio, la seconda serie degli esercizi per conservare la salute. Vado a ripetere per chi non se lo ricorda. La gru bianca vola sopra le nubi, il destriero ha grande ambizione. Allora, sulla gru bianca, ricordiamoci, dobbiamo sollevare le punte dei piedi nella fase ispiratoria. Ogni volta inspiro, ogni volta inspiro, sollevo con decisione le punte dei piedi, quindi alzando il punto yun chuan, le mani ruotano, apro il petto, ruoto le braccia e mi distendo verso l'alto, con i palmi rivolti verso il cielo e le dita in su guardia. E questa è la mia. Il destriero, appoggiamo le dita all'inserzione qui della natica, quindi alla fossa, sollevando, premere con decisione in avanti, ruotare le braccia e far scendere. Questo è il destriero. Quindi la particolarità del destriero è che nel piegare le gambe andremo a cercare il punto vicino al grande trocantiere, o a, come si chiama, l'anca, diciamo, via. Travi dorate, vi ricordate, abbiamo le torsioni, quindi abbiamo il passo e le torsioni con l'azione del busto che si torce rispetto all'azione delle gambe. Dopo vado a leggere che mi ricordo. Ah sì, la foglia di salice. Quello ormai siete esperti. La foglia di salice. Abbiamo solo la pressione del punto locum nella fase di dell'azione di colpire e nel movimento di torsione, ricordatevi, abbiamo un piede che gira sempre, una gamba che gira rispetto all'altra, rimane ferma. E questo è centrare la foglia di salice. Flettere il corpo. Allora, vi ho mandato l'indicazione. Comunque, flettere il corpo, scendendo verso il basso, dovremmo prendere il punto della caviglia. Chi non ce la fa può premere nella zona attorno alle ginocchia. Stessa cosa, il meridiano sale più o meno qua e lo premete. Comunque, tanto la mano è grande, basta prendere la zona attorno al ginocchio. Ho mandato le immagini. Nel fanciullo prega il Buddha, abbiamo solo il solito esercizio di frizionare e massaggiare il meridiano della gamba con l'incrocio. Spronare il cavallo. Tac. E si lavora sui polsi. Poi l'ultimo abbiamo la Wang Furan e ci concentriamo sul respiro. Va bene, andiamo a iniziare, se no non si finisce mai. Mi sistemo, scusate. Quindi la formula per la concentrazione. Rilassati, dritti e distesi. Chiudete sotto i rifizi perché all'aperto la natura è rumorosa. Quindi, formula per la concentrazione. Yelan Renjing Quan Lu Pao. Nel silenzio della notte profonda tutti i pensieri svaniscono. Qi Shou Tan Tian. Il pensiero scende nel campo del cinato, si chiudono i sette ripizi. Usci, si guan, tace, ciao. Il respiro si fa profondo e si innalza il ponte delle gazze. Sen qing, yu yuan, piao, yin, xiao. Il corpo si fa leggero come una rondine che vola dalle nubi. Allora, andiamo a iniziare. Guardate, una posizione un po' degna, qua è sconnesso. Quindi, la gru vola sopra le nubi. Abbiamo, inspirando, tiro le dita. Espirando, ruoto. Comincio leggermente la flessione delle gambe. Premo con le dita. Apro il petto. Distendo le gambe, sollevo le dita e distendo le braccia. Inspiro. Espirando, riappoggio le dita, faccio scendere le braccia. Inspiro le dita dei piedi, naturalmente.
Espiro. Distendo, ruoto le mani, a questo punto ruoto le braccia, vado su, tiro le dita dei piedi, espirando, rilassa, distendo e lascio scendere, in, espiro, inspiro, tiro, tiro sempre le dita concentrate, quando espiro lascio, e le braccia, e i polsi, i gomiti, e distendo. Ancora un paio di ripetizioni, in, tiro, inspirando, espiro e scendo, apro, ruoto, inspiro, espiro. In. Espiro. Inspiro. Espiro. Il destriero ha grandi avvinzioni. Quindi questa volta abbiamo un passo laterale. Sollevo. Ruote e apro il passo. Distendo, mani fanno nella fossa, le dita premono e lo sguardo. Passo avanti. Spingo con forza, il palmo ruotato. Distendo. Distendo. Espiro. Inspiro. Piegando ruoto, richiamo il passo. Inspirando, ricordiamoci, piego e allargo il passo, andando al centro con il peso, distendo le braccia, espirando, piego le gambe, rilasso e giro la testa, la testa guarda su, inspiro, premo, prema, con forza, petto e spalle, ruoto e lascio cadere il peso, richiamo il passo, espiro, uno, due, mi siedo, ricordiamoci, mi siedo, appoggio le mani, uno, tre, piego e ruoto, mi raccomando, i gomiti sono rivolti in basso, richiamo il passo, distendo il corpo, un'altra serie, via. Inspiro, piego e ruoto, distendo il corpo, mi siedo, giro e appoggio, inspiro, un po' di forza spingendo il palmo, quando ruoto le braccia, piego, il peso va tutto il piede, richiamo il corpo della gamba, scusate, distendo, in, e
E mi distendo lentamente. E abbiamo fatto anche il grid vestiere, adesso abbiamo travi dorate, colonne di giada. Allora, ricordiamoci questa cosa, abbiamo il passo a 45 gradi, quindi faremo sempre il passo primo, la mano che segue la linea mediana fino all'altezza del petto, tra il pezzo. Staccandola vado a premere col palmo di taglio con il l'augun rivolto verso avanti, quindi l'azione sarà passo e vado laggiù, mi allungo nel tornare, infilo, infilo e spingo l'azione, lascio e faccio venire giù, a sinistra e a destra. Ricordiamoci che durante la torsione fissiamo bene le gambe in modo da muovere solo la parte superiore del corpo, le spalle e la testa. Diciamo. Andiamo a iniziare. Primo movimento a 45 gradi a sinistra. Quindi pugno sul fianco, ruoto leggermente il corpo, la mano sale. Piego le gambe, effettuo il passo e vado ad allungarmi. Mi allungo bene flettendo al massimo la vita, torno indietro. E andiamo, uno, due, distendendo il corpo, premo, lascio scendere, apro e vengo giù, inspiro, espiro, flettere, flettere bene la gamba, mi raccomando, massima flessione. Uno, due, tre, e apro bene, petto e spalle, lascio scendere, inspiro, e muovo il passo, espiro, e vado in flessione, palmo in alto, uno, due, e vado a distendermi, spingendo il pugno, mi raccomando, la testa è girata e guardo la mano, pugno, destra, scendo, e ripeto, dall'altro lato, inspiro, piego, espiro, forza nel taglio della mano, polso, punto logo, inspiro, due, tre, quattro, ultimi due, inspiro, lascia, mi raccomando, l'ultimo, uno, passo, due, muovo il braccio, flessione massima della caviglia, massima flessione del polso, indietreggio, uno, due, richiamo, distendo il pugno, lascio, e abbiamo fatto. Adesso, siccome non me lo ricordo, vado a leggere. Accentrare la foglia di passi, la foglia di salice a 100 passi e flettere il corpo. Ok, quindi ricordiamoci: chiudo, giro, distendo, torno. Ogni volta vicino le mani al petto,
distendo e spingendo. Allungo, due lobi si confrontano. E uno, massima tensione. Occhio ai gomiti, occhio alle spalle. In linea. Torno, rilasso. Passo il solito con la torsione dell'avampiede. Quindi, apro a sinistra, le mani si alzano. Distendo le gambe, le mani si distendono avanti. Stringo il pugno, ma non lo serra, solo lo avvicino. Piego la gamba e comincio la torsione, ruotando il piede destro. Forza e torniamo. Opa, giro il piede destro. Ritorno con il peso. Richiamo e distendo. Quindi abbiamo piego, sollevando le mani vicino al piede. Quando vado al centro, distendo le braccia, allungo i polsi, chiudo il pugno, ma non lo serve. Piego la gamba destra, giro, apro, torno, espiro. Quindi, inspiro, distendo, chiudo, piegando la gamba sinistra e lasciate il piede fermo, tutto il peso sulla piede del sinistro, giro, il corpo non muovo né il piede né il ginocchio, apro e distendo, tornando piego. Inspirando torno, distendo il corpo, dritto verso l'alto. Inspiro e allargo. Espiro e distendo. Inspiro, fletto, massima pressione della gamba, schiena dritta, girare solo il corpo. 90 gradi, 100 gradi. Lascio e muovo, torno, questo facciamo un altro perché ci piace colpire una foglia di sale. Uno, qui distendo, mi raccomando, distendo e giro. Piego, prima la gamba, flessione, qui, a livello dell'inguine, massima flessione. Questo punto, girando il piede, lascio fermo quella zona. La tua amichetta lì sta ancora a terra. Uno. Due. Richiamo. E distendo. Ultima, inspirando. Apro il passo. Espira. Piego il giro. Torno lentamente. Torniamo. Richiamo la gamba. Distendo il corpo. Ok, nell'esercizio di arrampicarsi. Flettere il corpo in realtà è... Dobbiamo ricordarci la parte finale del movimento, è previsto sono due pugni. Quindi noi faremo, il movimento è sollevo, apro, in arco, scendo rapidamente in basso, afferro il punto, pesci a piegare, inspirando sollevo, porto sui fianchi, scarico il pugno, apro e distendo. Come ho detto, chi non riesce ad arrivare in fondo si ferma, l'importante è che la schiena rimanga distesa, si ferma e afferra tutta la parte. Il meridiano passa più o meno, vi ho mandato l'immagine, da queste parti, di qualsiasi parte, appoggiate la mano completamente le dita e esercitate una pressione. Come vi ho messo negli appunti, predilige l'intenzione al movimento. Quindi
pensate di fare. Ok? Quindi, piegarsi. Allora, abbiamo, ricordiamoci, inspiro e vado su. Apro bene il petto, inarro la schiena, le braccia si allungano, espirando, scendo. Afferro il punto, premo leggermente, inspiro e sollevo, pugni sui fianchi, lascio andare giù le ginocchia rapidamente, scarico due pugni, inspirando, apro e distendo. Espiro, vado a cercare il punto, inspiro, qui si inarca leggermente la schiena, la testa va indietro, torno rapidamente dritto, la schiena distesa, lascio scendere il dorso, afferro il punto, inspirando mi alzo, apro, espiro, ancora inspiro, sollevo il petto, distendo la schiena, mi allungo verso l'alto, lascio venire giù, afferro, inspiro, preparo il pugno. Io non c'entro adesso in questa fase. Inspiro, rilasso, apro e lascio. Apro e qui vado dietro, la schiena leggermente, la testa cade. Poi mentre le braccia continuano il giro, il corpo si distende. Palma rivolta in avanti. Braccia distese. Espiro, rilasso la vita. Afferro il punto. Inspiro. Preparo il pugno. Inspiro. Espiro. Ne facciamo ancora uno, mi raccomando, inarcate bene. Quando portiamo la testa indietro, lo sterno, l'avevo sempre detto, non dovete flettere cedendo indietro, ma dovete tendervi come un arco, quindi con tensione dalla schiena e dal petto. Quindi inizialmente parto con l'inspiro. Adesso allargando, porto la testa, sollevo lo sterno, inarco leggermente il corpo, le braccia continuano a ruotare, il corpo torna disteso. Espirando, rilasso la vita. Mantengo il corpo dritto. Afferro. Inspirando, sollevo. Preparo il pugno. E con intenzione. Pugno. Inspiro. Espiro. Ok, il fanciullo prega il Buddha. Se non mi sbaglio, adesso c'è il fanciullo prega il Buddha. Spronare il cavallo e abbiamo quasi finito. Scusate, mi riabbottono. Ok. Il fanciullo prega il Buddha, facile. Si unisce le dita, non il palmo. Quindi si tengono le dita. Le mani sono giunte, ma non con il palmo aderisce, per intendersi, con le dita che aderiscono. Poi si allontanano. E si distende il corpo. Incrociando le gambe, si strusciano, si frizionano gli arti, in
interno e esterno. Quindi abbiamo dritte e distinte, rilassare sempre il petto alle spalle. Rilassare non vuol dire ammosciarsi, vuol dire eliminare le tensioni in eccesso. Iniziamo con inspiro, guardo, mi sposto con il peso, ruotando le braccia, incrocio le gambe, posizione di sicuro. Espirando, struscio, friziono, scendo il più possibile, unisco le mani, allargo, distendo, mi sposto, richiamo e lascio scendere. Scusate, io mi sposto sempre un po' di qua, un po' di là, perché non entro nello schermo. Quindi quando inspiro, ricordiamoci, le braccia ruotano, lo sguardo ruota, allargo leggermente il basso piegando, le mani continuano a girare fino ad arrivare con il palmo in alto, le gambe incrociate. Espirando, scendo, inspirando, allargo. Mi sposto, forza nelle gambe, distendo e si ripete. Qui c'è di tutto. Ok, quindi abbiamo in torsione della testa, delle braccia, palmo in alto, gambe. Espirando, schiena dritta e incrocio. Allargo, mi sposto, richiamo, distendo, uno, nuovo, due, scendo, allargo, ricordiamoci, senza arrivare completamente in piedi, mi sposto con il peso, richiamo, premendo i piedi, distendo il corpo, la schiena è sempre dritta e dritta. Inspiro, è rimasto quant'altro, allargo, guardo, torsione della testa, espiro, scendo, inspiro, allargo, mi sposto, richiamo, distendo, in, mi sposto, mi sposto, mi sposto, mi sposto, espiro, schiena dritta, petto e spalle rilassate. Inspiro. No, sta andando via, dai. Espiro. E il fanciullo lo abbiamo fatto. Ultimo, spronare il cavallo mostrandogli la frusta. Un po' quello che faccio io con voi. Quindi faccio da esempio perché riusciate sempre a fare di più. È il nostro obiettivo. Spronarsi. Ok, in questo caso io sono la frusta e voi siete il cavallo. Allora, ricordiamoci, sì, questo penultimo movimento dobbiamo battere le dita sul polso, tutto il polso, quindi non è importante quale parte, è importante che ci sia il colpo comunque, sempre legato al meccanismo di prima, la vostra intenzione è l'obiettivo principale. E si scende in posizione del cavaliere più che si può. Quindi iniziamo dritti e distesi, ruotando verso lato sinistro, muovo il braccio, scusate, ruotando verso destra, muovo il braccio sinistro, la mano batte, poi avremo la mano che scende la destra alla spalla, la sinistra, effetto un gancio, mi raccomando, massima tensione della frusta,
la mano passa davanti al volto e alla fine ci troveremo nei due polsi, come direbbero i cinesi, yin e yang, e rovescio, una flessione dorso, una flessione palmo, massima flessione. Poi ci libereremo ruotando i polsi, distendendoli e lasciandoli a quindi andiamo a iniziare. Passo a sinistra, quindi giro. Uno. Due. E scendiamo. Leggermente torsione. Qui abbiamo. Poi mi alzo. I polsi spingono tutti e due avanti. Piego la gamba e mi distendo. Come avete visto, ho sbagliato lato. Capita. Lo rifacciamo dall'altra parte. Uno. Battere, battere energicamente. Poi rotazione e afferrare. La mano scende, le gambe si piegano. Allargando il passo muovo la mano. Muovendo il peso sposto la mano. E scendiamo in basso, stringendo le ginocchia, il corpo ruota lentamente, inspirando, torno su, spingo i polsi in tutte le direzioni, flesso la gamba, unisco e lascio. Ormai andiamo così. Se vi ammalate, fate denuncia. Ho sbagliato là. Inspiro. Espiro. Schiena dritta e piegare le ginocchia. Schiena dritta. Inspiro. Vado in flessione. Espiro. Inspiro nell'atto di colpire, espiro, ricordate, il punto si stimola espirando. Io faccio inspiro, inspirando, allargo il passo, espirando, scendo, schiena dritta, inspiro, piego flettendo, richiamo. In. In questa fase metto forza nell'addome perché mi serve la forza. Seguo la mano, fletto i polsi piegando le ginocchia. A questo punto, inspirando, mi sollevo, dorsi in avanti delle mani, ruotano, piego. E lascio cadere. Schiena dritta. Inspirando. Mi sposto. Richiamo. Ultimi, via. In. E. In. Afferro. Apro, piego, inspiro, fletto bene la gamba, mi raccomando, l'altra è distesa, non è piegata, rilasso petto e spalle, richiamo, distendo,
Adesso andiamo a finire con un confortevole e comodo. Il saggio si liscia la barba. Facciamo il passo laterale a sinistra e a destra e poi da fermo chiudiamo l'esercizio. Quindi, dritti e distesi, corpo sciolto e rilassato. Con la stessa intenzione di prima, quindi rilassato, non seduto, rilassato. Guarda a sinistra allargando le braccia, piccolo passo. Sposto il peso, unisco i piedi, mani vicine al volto. Lasciare andare i gomiti e premere. Spingere. Piego, ruoto. Ricordate che le braccia ruotano, le spalle ruotano. Guardo, giro, unisco. Espiro. 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 Con calma, sposto il peso. Quando ho tutto il peso sulla gamba e mi serve, levo l'altro piede. In, allargo bene, spingo i polsi, ruoto mentre spingo, avvicino e appoggio il peso, distendo le gambe, spingendo la testa verso l'alto, e ispirando i polsi, uno, guardo sempre la direzione del movimento. Senza muovere i piedi. Prego. Concentrati sul respiro. Muovo le braccia, massime torsioni. Finiamo l'esercizio. Mano. Destra del signore, mano sinistra, pisino. Rilassate.
stretti, stretti. Morbidi, morbidi. Okay. Tendine ossa, no, salute generale, scusate, salute generale, perché in realtà inizialmente volevo fare tendine ossa. Ho pensato, una salute, pensando a Fabio, ho detto, ma sai, quasi quasi, faccio una Toin Bao Qian Gong. Toin Bao Qian Gong, questo è il libro, perché non ci si ricorda. Questi ultimi minuti li dedichiamo, come sempre, agli esercizi di respirazione, quindi Yan Shen Gu, Yan Shen Gu, i soliti che voi fate tutti i giorni, so che li fate tutti i giorni, ripetendoli assolutamente la mattina e la sera, mattina presto e la sera presto, tardi, ma non lo so, ok. Yan Shen Gu, di Tao, Tao Chi, La Chi, espandere, girare, bla 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 bla. Dritti e distesi, concentrati sul respiro. Adesso ricordiamoci, i punti sono coinvolti Logu e Dantien, principalmente. Quindi il Dantien come luogo dove si conserva, il Logu come luogo dove penetra e si muove verso l'esterno. Più o meno. Poi l'informazione trovate sempre sul sito taoin.it del mio maestro Fabio Smolari. Quindi iniziamo con conservare energia. Il passo non è più largo delle spalle, abbiamo detto. Mi siedo leggermente e porto le mani avanti. Per quattro respiri profondi, mi raccomando. Concentrati sul basso ventre, quindi il Dantien, Iso, Dantien, l'attenzione. Passiamo al secondo movimento, assorbire, quindi punti logo coinvolti. Ritorno alla posizione iniziale, schiena dritta, le natiche cadono naturalmente verso il basso, l'interno del perineo si muove, si contrae, non il bacino, non dovete spingere in avanti il bacino, ma lasciare lavorare le gambe. Se è corretto, le gambe si bruciano e tutti gli effetti devono essere dovuti. Testa distesa e spingente verso l'alto. Respiro lento e profondo. Rilassare, aspetta, non sbaglio. Andiamo a muovere l'energia, abbiamo raccolto, nuova, inspirando, distendo il corpo. E ci concentriamo sempre sui punti logo, quindi lascio cadere le braccia, avvicinandole. Espandendo il movimento, mi concentro sulle mani, sui logo. Che si contrae. E si espande. In questo movimento è coinvolto il torace in maniera naturale, quindi la fisiologia, petto e le spalle. Inspirando, contrae. Espirando, espande. Ok.
sempre nella fase di ispirazione, sollevare il corpo. Andiamo a guidare e condurre l'energia verso il basso. Quindi inspiro, la portiamo dentro, espirando, spingiamo verso i piedi. Pregare il Buddha, fai fuori, ricombrare la mente dai pensieri, rimanere fermi come un fanciullo davanti all'immagine del Buddha. Facciamo scendere le mani, piano, gonfiamo le cose, diventiamo la saliva. Gonfiare le cose 30 e produrre saliva e così. La saliva. Lentamente lasciamo cadere le braccia, ma stendiamo la testa, le gambe. E anche il prete ci ha dato la fine della lezione. Abbiamo una collaborazione con il prete. Buona giornata. Allora, ci hanno accompagnato nella lezione di oggi. Le tre letture consigliate. Zhuangzi, consigliatissima Mao Zedong e la pur vecchia ma agile mantenersi in forma col metodo cinese. Grazie a tutti. Ciao. Ciao. Buona giornata. Che la salute si preservi a lungo. Ciao Giuseppe, a presto. Ciao. A presto. Fabio, ti inserisco nel gruppo perché ho mandato stamani le indicazioni generali. Ah, sì, grazie. Se meno... bravo, perché ci ho pensato veramente, facevo da Owen, ho detto, ma Fabio non gliel'ho mandato. Vai. Ma devo darti una mail, qualcosa.